Oggi vi presentiamo questa ricetta super pink. Sono i nostri spaghetti con crema rosa alle cipolle. Gli ingredienti che ci serviranno sono: due zucchine per fare la crema, 60 g di semi di girasole che abbiamo ammollato per qualche ora, un cucchiaio di lievito in scaglie, una cipolla rossa di Tropea e un pochino di barbabietola, circa 10 g. Per finire un pizzico di sale. Per prima cosa andiamo a realizzare gli spaghetti. Noi utilizziamo il nostro spiralizzatore con la lama per spaghetti fini. Andiamo a prendere le nostre zucchine e iniziamo a spiralizzarle. È il momento di realizzare la nostra crema. Andiamo a mettere nel nostro frullatore la barbabietola, la cipolla rossa di Tropea, i semi di girasole sciacquati e colati, i residui delle zucchine dei nostri spaghetti, il lievito alimentare in scaglie e un pizzico di sale. Andiamo a frullare. Aggiungeremo poi un pochino d'acqua durante la frullatura, circa 30 ml. Ecco il risultato della nostra crema, super rosa. Andiamo a condire i nostri spaghetti e li misceliamo per bene, massaggiandoli anche con le mani. Per la guarnizione del piatto voglio fare degli schizzi, quindi andrò a diluire un pochino di crema che ho tenuto da parte con un po' d'acqua o con un po' di succo di limone e vado col cucchiaio a realizzare questi schizzi. Guarnisco ora con delle fettine di cipolla di Tropea. Aggiungo poi anche del prezzemolo e una macinata di pepe. Questo piatto è veramente un'esplosione di colore e di sapore. Provare per credere!